Ricordiamo che il fenomeno in base al quale l'onda viene deviata, cioè diciamo un raggio di luce per esempio, o anche un'onda sonora, viene deviata e quindi cambia direzione quando passa da un mezzo all'altro. Ecco, ricordiamo che questo fenomeno si può interpretare con l'esempio del bagnino. Questa zona, il mezzo 1 sarebbe la spiaggia, il mezzo 2 sarebbe il mare. Il bagnino si trova qua e una persona sta affogando in mare. Allora il bagnino non seguirà un percorso rettilineo che lo conduce direttamente verso la persona, ma preferirà seguire questa spezzata. Il motivo è che questa spezzata è il percorso che rende minimo la durata del viaggio, cioè il tempo di viaggio. Questo perché il bagnino sulla spiaggia corre a una velocità maggiore rispetto alla velocità con cui nuota nell'acqua. Quindi se il bagnino percorresse il tragitto rettilineo che lo collega alla persona che affoga, percorrerebbe un tratto minore sulla spiaggia, minore rispetto a quest'altro, alla spezzata, e un tratto invece più lungo a nuoto. Questo tratto anziché questo, e questo comporterebbe un maggiore tempo di viaggio complessivo. Invece il bagnino preferisce percorrere più metri, perché alla fine questo percorso spezzato come lunghezza in metri è maggiore del percorso diretto rettilineo. Quindi preferisce comunque percorrere un percorso più lungo come metri, che però è il più breve di tutti come tempo, perché il suo obiettivo non è percorrere meno metri possibile. Ma percorrere, cioè raggiungere la persona che affoga nel minor tempo possibile. E molto spesso capita che il percorso di minimo tempo non sia coincidente con il percorso di minima lunghezza. Questo per esempio accade anche quando uno deve andare, sta per esempio in una città come Roma, abita da una parte, immaginiamo che questa sia la città di Roma. Uno abita qui e deve andare dall'altra parte della città. Se si sposta, per esempio, in macchina lungo la linea retta che va da casa sua al posto dove deve andare, incontra tutto il traffico che c'è in mezzo e quindi ci mette magari 2 ore. Allora preferisce piuttosto prendere una strada esterna, per esempio la bretella, il grande raccordo anulare, fa un percorso che è più lungo, come metri. Però arriva prima perché incontra meno traffico, quindi la sua velocità è maggiore. Quindi ecco, molto spesso il percorso di minimo tempo è un percorso più lungo, come metri.